Ego vero fateor, ecco io confesso, me is studis esse deditum, di essere dedito a questi studi, cioè alla poesia e alla letteratura. Me autem quid pudeat, perché dovrei vergognarmi, quis tandem me reprendat, chi potrebbe alla fine biasimarmi? Ma la poesia in particolare assolve il mirabile compito di eternare la memoria degli uomini illustri che possono fungere da esempio da imitare. Anche per questo Cicerone ha deciso di difendere Archia. Archiam ego non diligam, e non dovrei amare Archia? Non admirer, non dovrei ammirarlo? Quid agerem, che cosa avrei dovuto fare? Eum non defenderem, non avrei dovuto difenderlo? Archiam olim omne studium atque omne ingenium contulit. Da tempo Archia ha consacrato ogni suo sforzo e talento ad populi romani gloriam celebrandam, a celebrare la gloria del popolo romano. Quis hoc non dederit? Chi non lo ammetterebbe? In questo Archia non è diverso dal poeta Quinto Ennio, originario di Rudie in Magna Grecia. Considerato l'Omero romano, egli divenne celebre con gli Annales, un poema epico in 18 libri che abbracciava tutta la storia romana, dalle origini mitiche fino alla Seconda Guerra Punica. Nel 184 a.C. Ennio fu insignito della cittadinanza romana. Carus fuit africano superiori noster Ennius. Caro fu all'africano maggiore il nostro Ennio. At eius laudibus certe non solum Scipionem, sed etiam populi romani nomen ornatur. Tuttavia, dalle sue lodi non è onorato solo Scipione, ma anche il nome del popolo romano. Ergo, pertanto, quis eiceret, chi avrebbe potuto escludere, oppure chi avrebbe escluso de nostra civitate, dalla nostra città, illum qui colui che, ec fecerat, aveva fatto ciò, rudinum hominem, un uomo di rudie?